Diamo il benvenuto a Nicolò Rabiti, Head of Distribution Italy per Morgan Investment Management, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019. Poi in seconda analisi, dato che siamo al Salone, il tema principe è quello della sostenibilità, voglio capire da lei come interpretate questa tematica. Allora, per Morgan Stanley Investment Management il 2019 è iniziato sulla falsariga del 2018, quindi molto bene, sia in termini di raccolta. Crediamo che i distributori stiano premiando la nostra coerenza. Negli ultimi anni abbiamo sempre provato a focalizzare l'attenzione dei distributori su quelle poche cose che riusciamo a far bene, che sappiamo far bene perché fanno parte del nostro DNA di gestori attivi, quindi l'azionario globale di qualità piuttosto che le strategie flessibili, strategie che non hanno dato delle brutte sorprese anche in stagioni difficili come il 2018, e questo è stato premiato dai nostri distributori. Con la stessa logica al Salone, declinando il tema degli investimenti sostenibili, anche noi ci stiamo proponendo come gestori che riescono ad includere l'analisi delle variabili ESG, per esempio, nella costruzione di portafogli, ma senza snaturarci, perché la cosa più sbagliata che si può fare in asset management è quello di andare a fare delle cose che cadono al di fuori del proprio perimetro, quindi di snaturare il proprio DNA. Quindi noi abbiamo implementato i criteri di analisi ESG all'interno della costruzione di portafogli di qualità, che è quello che facciamo da sempre, e questo secondo noi è il modo giusto per approcciare anche le variabili che comunque sono sempre più sono sempre più utilizzate da parte degli investitori e dal mercato.